Adesso lo vedremo. C'è un altro elemento al blocco e la prova viene sempre dalla Germania. C'è quel portasapone con una dicitura Deis che è sequestrato il 2 giugno del 92 nell'abitazione di Mercatale. La sorella del Meyer, sentita, dice di aver visto un portasapone, come quello sequestrato che le veniva mostrato, nella stanza del fratello. E su uno dei fogli interni del blocco fu rilevata un'impronta che, vedremo, sembrava riconducibile e sembra riconducibile a quella del portasapone, come se questo vi fosse stato appoggiato. Ma c'è l'indizio principale. È quella cartuccia calibro 22 LR Winchester con un proiettile a piombo nudo. Quella cartuccia, signori, siamo in grado di dire oggi che è stata nella pistola calibro 22 che ha sparato negli 8 duplici omicidi. La cartuccia reca impressa innanzitutto sul fondello la lettera H. Fu rinvenuta in una cavità di un palo di cemento per sostegno di viti. Quella cartuccia è proprio una calibro 22H. Ci sono deformazioni su quella cartuccia che dimostrano come vi sia stato un disassamento fra la pallottola e il bossolo e vi sono tracce di un avvenuto inceppamento di quel proiettile in una pistola. C'è un'incisione con un solco rettilineo con una microstria proprio sul bossolo, dovuta all'inserimento manuale della cartuccia nel caricatore. Uguali, qui si dice uguali, uguali ci dicono i periti, incisioni come quella su quel bossolo sono sui fondelli dei bossoli repertati nell'omicidio Migliorini Mainardi dell'82 e Meyer Rusch dell'83. Ma a proposito della pistola in mano a Pacciani, o meglio di una pistola, c'è da dire qualcosa ancora. Ci sono, e ve li porteremo, dei testimoni che dicono e vi diranno di aver riconosciuto Pietro Pacciani, non una persona qualsiasi, di notte vicino a San Casciano, vicino al cimitero, poco distante dalla piazzola dove avvenne l'omicidio del 1985, Pietro Pacciani, che aveva una pistola in mano mentre li guardava fare l'amore in macchina, e riuscirono per fortuna a scappare. Vi spiegheranno come videro Pacciani, come lo riconobbero. Vi sarebbe quell'altro indizio relativo a quei pezzi di stoffa che sono stati sequestrati nella casa e nel garage di Pietro Pacciani. Pezzi di stoffa a cui mancavano due strisce. Le due strisce avevano avvolta un'asta portamolla di recupero per pistola calibro 22 modello 74. È uno strano episodio. Non sappiamo di più per ora. È ovvio che il PM, in proposito, è il primo a condividere il provvedimento della Corte che ha tolto il documento anonimo che era insieme a quei pezzi di stoffa e a quell'asta portamolla. Perché non solo ce lo dice l'articolo 240 del Codice Procedura Penale che non si possono utilizzare gli scritti anonimi, ma è il primo il PM a dire: signori giudici, nella massima attenzione che vi ho chiesto all'inizio, non prestiamo alcuna attenzione al contenuto dei documenti anonimi, limitiamoci ai fatti, vedremo se riusciremo, se l'autore si farà vivo o se riusciremo in un secondo momento a individuare come e perché quella asta e quegli stracci furono inviati ai carabinieri. C'è infine, dico infine, un ultimo elemento indiziante, gravissimo. L'accusa oggi a questo elemento indiziante non ha inteso dare la giusta importanza. Per intendersi, non è stata fatta ancora alcuna perizia.
È un quadro che è stato sequestrato in casa di Pacciani e ha un soggetto particolarissimo. È un dipinto che porta la sua firma, per fortuna, nonostante ne abbia negato persino la paternità. Porta un titolo messo da Pietro Pacciani. Il titolo è Un sogno di fantascienza. Ha una data, 10 aprile 1985. Perché vi dico importante? Al solo fine di tenerla presente. Perché dovrete ricordare che l'11 aprile 1951 fu commesso il primo delitto. È un'ipotesi sicuramente suggestiva, prendetela solo per quello che è, la valuteremo con calma dopo. È una data per lui, il 10 aprile, che può avere un significato. È un quadro che dimostra innanzitutto che è un uomo dotato di una forte personalità, un uomo scaltro e intelligente. È un dipinto nel quale apparentemente, dico, fatti necessari accertamenti, approfondimenti, l'elemento che colpisce con maggiore forza è quello della violenza. Mi rendo conto benissimo che non si può, non si deve, non solo non si può, valutare la responsabilità di un uomo neppure marginalmente come in questo caso, neppure in presenza di altri numerosi indizi, da un quadro, con argomenti che oggi possono sembrare solo suggestivi. Ritengo però che la Corte, dopo averlo esaminato attentamente, questo documento, avrà modo di capirne il vero significato, eventualmente, se lo riterrà necessario, con l'aiuto di esperti. Insisto perché siano ammesse le prove già richieste nella nota depositata in cancelleria ed oggi sommariamente elencate. Chiedo l'esame dell'imputato. Grazie. Adesso la parola è ai difensori di parte civili. Avvocato Santoni per... Avvocato Santoni Franchetti, per la famiglia Bonini-Pettini, l'omicidio del 1974, e per le famiglie Muriot e Krapschli del 1985.